Hey, it's Shondi. Meet me at Adam's Arcade. I gotta talk to you about the Brotherhood. Va bene, Shondi. Arrivo. Hi, people of YouTube. Welcome back to a new episode of Sentro 2, a parte gli scherzi. Benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che, abbiamo fatto incazzare non poco Maero. E io direi di continuare sempre su questa strada. Non ci fermiamo mai. I nemici dei miei nemici, sono i miei amiconi. Tell me you didn't pick this place just so you could play that stupid game. No, I picked this place so we could play this stupid game. This gang shit's got you a little stressed out. You need to relax. E c'ha ragione. By playing skee ball. Oh. You know, most people just smoke pot. Right. And then they go play skee ball. E se non lo sa lei? Fuck it. So you hit the docks like I asked. Wait, what? Off the Feed Dogs concert, I called you to look into the docks and you said... Look, I gotta be honest, I was really stoned. You've gotta be kidding me. Yeah, I totally am. One of the dock workers just called and said this big guy with tattoos in his face was shaking people down trying to find out when some shipment was rescheduled to arrive. Why would Mero need to ask about the time of his own shipment? I don't know, maybe it got delayed. And oh, sure, this big guy with tattoos is Mero, not just some biker guy. I'd bet my life on it. Deal. Brava ragazza. Wait, hold up. What do you mean deal? Quanto mi piace uscire con Shondi. Ma c'è ancora il mio furgone? Sì. Vabbè, prendiamo questa. Got another call. Sup. Okay. I just got some more info on Mero's shipment. I'm listening. Mero's bought enough guns to take over something that needs a lot of guns to take over. Eh beh, certo, giustamente. If you get to the cargo hold, you should find some nice toys to play with. I knew I could count on you. La stronza ste macchine. Ok, va bene. Allora, fammi vedere. Uno, dobbiamo arrivare qua, perfetto. Tell me something I don't know. Shondi, fill me in. Ma povero Pierce. I'm the one who told Shondi about it. And quit trying to take Shondi's shine. We're all on the same team. We'll talk about this later. Oh, ma aspetta, ma questo si muove? Ah no, è qua, ok, mi stava facendo fare il giro. Scusami, gioco. Allora, devo prendermela con lui? No, ok, perfetto. I hate my job. Oh, poveraccio. Ah, ma scusami. Ah, voleva che io andassi a prendere un elicottero in un posto qualsiasi, immagino. Ah. Cioè, non è che dovevamo arrivare lì noi. Perfetto, va bene. Il nostro obiettivo invece è molto molto più là. In Sentro odio andare sugli elicotteri, sono troppo lenti. Sono veramente lenti. E stiamo viaggiando nell'oscurità più totale. Ok, pensavo che era quella. Stiamo viaggiando nell'oscurità più totale ormai. Siamo solo noi, il mare e il cielo. Ed ecco qua il carico di Maero. Mi chiedo se ci sia qualcosa di nascosto o unico. Ma hey, immagino proprio di no. Ok, la squadra della Ultor. Allora, calmi tutti. Io atterro un attimo qua. Ok, calmi, calmi, calmi. Allora, una roba del genere mi ricorda molto... mi ricorda molto Uncharted. Allora, i miei primi nemici sono alcuni sopra. Uno è proprio qua. Ciao. Quindi mi occuperò di tutti voi nello stesso tempo. Questo vuol dire che se voglio trovare gli altri, prima si sale sopra. Nemici 1 su 18. Sono anche pochini, mi aspettavo molti di più. Ma sei impazzito? Aveva un lanciarazzi questo. Pensa un po' te, sta brutta gente. E il mio elicottero ancora, vorrei ricordarlo, è là. Il mio elicottero è ancora lì, più o meno intero, volendo. Volendo ancora crederci, è più o meno intero il mio elicottero, eh. Aspetta. Fatti un bel viaggetto in mare. Ah, peccato. Ma è ancora vivo. Ma dai. Aspetta. Ok, l'ho colpito. L'importante è che l'abbiamo preso. Ecco fatto, un po' di guardie in meno. Io speravo morisse sul colpo, invece... è sopravvissuto, voleva sfidarmi a chi aveva
il fucile a pompa migliore questo. E io ho il fucile a pompa migliore. Ok, siamo già a metà dei nostri nemici. Ce ne mancano solo altri 9. Ma la gente è impazzita. Allora, calmi tutti. Mi piace usare... Fermo! Mi piace usare la spada. Peccato che non faccia... abbastanza danno. Aspetta. Ecco fatto. Devi restartene fermo se vuoi fare il colpo caricato. Se ti muovi non lo carica. Buono da sapersi. E dai. Ecco fatto. Colpo finale. Molto molto carina come cosa. Cosa ci abbiamo di blu? Ah, dobbiamo scendere forse. Eh sì, dobbiamo scendere qua. Perfetto. La sala motori. A me piace un sacco andare in nave. Non so voi, ma a me andare in nave piace un sacco. Ecco fatto. Che poi non c'è neanche bisogno che io continui a usare sta spada. Ecco fatto, ne manca solo uno. Giù nelle balle. Così, subito, neanche proprio io ho sparato sul nero. Quello è sangue? Ah, beh, certo, pensavo uscisse dalla scatola io. Quante armi. Pronto? What's up? Are you okay? I'm fine, what's up? I was listening in on the police scanner and the Coast Guard is reporting a lot of brotherhood are coming towards you. Ah, fantastico! Direi di sì. Nuovi giocattolini. Oh, I'm fine, Shondi. Suddenly I'm not so worried about the brotherhood. Chissà come mai. Allora, però, se non ti dispiace, io continuo a usare il mio di razzo. Il punto è, io posso rubare delle armi? Cioè, nel senso... Ah, queste sono le munizioni! Ah, beh, certo! Munizioni per i razzi, perfetto, io sono a posto. Io sono a posto così, vedi tu. Comunque, sti stronzoni stanno cercando di affondare ora la mia nave, eh? Beh, io non ve lo permetterò. Ecco fatto. Questa missione mi ricorda molto una che c'è anche in in Centro 3, quando sei sulla nave dell'amore, la missione per Zimos, e devi devi evitare tutte le navi e gli elicotteri che stanno arrivando. Ecco fatto. Qua ora ci divertiamo. Ecco un altro. Morti di tutte le parti in cui poteva cadere. In tutte le parti in cui poteva cadere. Pensa un po'. Oh, le cobra saranno anche ottime pistole, ma queste qua se ne valgono la pena. E comunque è meglio togliere anche il mio elicottero. Mi occupa spazio. Sono un idiota. Ma come sempre succede, eh? Succede sempre così. È colpa mia che ero troppo lontano, comunque. Allora, aspetta che... mi devo mettere in posizione. Eccoli là, eccoli che arrivano. Prima però tiriamo giù l'elicottero. No, prima la nave. Che è successo? Che è successo? Mi sa che qualcuno mi ha tirato una bazookata nel mentre che l'ho tirata anch'io. Allora, fermi tutti. Ecco fatto. Finché io sono qua sopra,
Sono più in alto di voi, non mi potete farne nulla. Distrutto anche l'elicotterino. Ce n'è un altro. Addio elicottero. C'è una nave? No, c'è un cretino che ha preso un lanciarazzi. Prossima ondata, va bene. Io intanto mi preparo allora. Sì che non ha senso che vada a prendere le munizioni perché neanche le sto usando, quindi ci prepariamo di nuovo. Però dovrei prepararmi dall'altro lato. Prima mi hanno fregato così. Prima mi hanno fregato venendo dall'altro lato. Ecco appunto. Lo sapevo, guarda, aspetta. Più elicotteri a questo giro. Le barchette bene o male posso gestirle. Se mi sparano in troppi da un elicottero inizia a diventare un pelo più ingestibile la cosa. Pazzi bastardi con i lanciarazzi. Che nervoso. No, ti prego, non dirmi che me le devo rifare tutte, però, Va bene tutto, ma no... No! Sai perché lo devo rifare tutte? Perché c'ho anche l'ultimo panino che ho mangiato. Oh, che palle. Va bene, ci rivediamo alla terza ondata, allora. Che se non fosse stato per il tizio con lanciarazzi, era già finita. Era già bella che finita per voi. Rieccoci alla terza ondata. Questa volta so bene dove appostarmi. Ci appostiamo qui. Guardali belli, fieri, madonna cara che arrivano. Guarda, tre begli elicotterozzi. Una bella barchettina che sta arrivando a tutta velocità. Già distrutta, tra l'altro. Ecco fatto. Che tra l'altro gli elicotteri sono anche il meno della mia preoccupazione. Ecco fatto. A sto giro non mi potete fregare. Non avete lanciarazzi e io sono in una zona sopraelevata. Ma che tra l'altro non sono loro ad avere i lanciarazzi. Erano le guardie di prima, quelle della Ultor, che quando sono morte le hanno droppate per terra e loro gli sono rimasti giù. Ah, ma tu sei rimasto laggiù? Perché? There's a lot of hardware to move. Beh, in realtà ce la stavamo cavando benissimo. Non voglio dirtelo. Perfetto. $12,500. Fox Drive e mancano solo tre quartieri. Perfetto. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.